Protagonista è Franco Scarlatti, che è un quasi cinquantenne milanese, però con delle forti radici napoletane, che è stato poliziotto negli anni 90, dopo aver fatto il militare a Milano, e poi si è stancato, come dire, ha avuto una forte delusione sul lavoro e quindi ha deciso di andare in viaggio a Rio, e da dove non è mai più tornato, è rimasto lì. E quindi oggi è lì e fa l'immobiliarista a Copacabana. Poi ci sono altri personaggi che sono il nucleo centrale della storia, sono lui e i personaggi che lavorano nell'agenzia insieme a lui, che sono due donne, Sonia Isadora e il suo vice, che si chiama Araujo, anche lui ex poliziotto, però oggi è un bravissimo venditore di case. E poi ci sono altre figure, tra cui questo gruppo di italiani, anzianotti, transfughi che vivono a Rio da molti anni, come c'è nella realtà molta gente che vive lì per le più varie ragioni, e che sono un po' il contraltare della storia intorno a cui gravita il giallo.